sempre lui. Comincio sempre io. No. Alessio. Daniele. Cognome. Sparta. Sparta. Soprannome. Bomber. Mister Sparti. La prima volta che avete giocato nella stessa squadra. Prima e unica. Quando eravamo al Chimera, prima squadra, lui entrò gli ultimi 10 minuti e abbiamo fatto 10 minuti insieme. Campionato di promozione di 4-5 anni fa, Orange Chimera, Fonte del Verde, sono entrato negli ultimi 10 minuti in cui abbiamo giocato insieme. Un pregio e un difetto? Allora, un pregio che sono determinato, un difetto forse permaloso. Un pregio determinato e pianificatore, un difetto un po' troppo meticoloso. Cosa pensi di essere più bravo di lui? A giocare. Ad allenare una squadra di ragazzi. Cosa pensi ad essere meno bravo di lui? Ad allenare, insomma, visto che lui è allenatore, magari ancora non saprei gestire una mandria di ragazzini. Ma sicuramente a fare gol, visto che anche quando giocavo non andava granché bene. Digli una cosa che non gli hai mai detto. Dani, non ti ho passato quella palla perché se no dopo per diventare un giocatore, lascia fare, fa l'allenatore. Maledetto, perché non mi hai passato quella palla? Una presenza, un gol in promozione sarebbe stato. Il giocatore più forte che hai affrontato? Il giocatore più forte, Atos Rigucci. Emanuele Giaccherini quando l'ho affrontato negli allievi B del BBA. La cosa che ti fa arrabbiare di un allenatore? Allenatore, la falsità e l'incoerenza. Il modo in cui si tratta alcune volte i ragazzi e il non rispetto della meritocrazia. Il poster che hai in camera? Il poster dell'Italia vincitore dei mondiali del 2006. Italia campione del mondo nel 2006. Un aggettivo per descriverti? Un aggettivo... testardo. Un bravo ragazzo. Se non ti fosse piaciuto il calcio, quale sport avresti scelto? Probabilmente avrei fatto tennis. Mi sarebbe piaciuto fare pallavolo. Consiglio più importante per la tua carriera di calciatore? Per la mia carriera di calciatore che... hanno sempre insomma, detto di stare sereno, di pensare a lavorare ma a divertirmi. Questo insomma disse il Certini a San Giustino. Da calciatore il consiglio più prezioso è stato entra dentro e buttati senza tanti pensieri. Da allenatore quello che mi è stato dato da mio padre e da mister Gianni Tezzi, il primo... credi sempre in quello che fai e non ti fare mai perdere le proprie idee, e Tony Tizzi quando quello di far divertire i ragazzi. Chi è il più bravo a giocare a calcio? Io rispetto a lui, dati alla mano lui. Cosa ti piacerebbe correggergli? Che fosse, allargasse un po' le sue vedute, che magari spesso è un po' troppo meticoloso, preciso. Che si innervosisse di meno e che in campo riesca a essere meno statico. Il complimento più bello che hai ricevuto è da te. Che sono un gran lottatore, una gran persona, come disse Goretti quando mi allenava in Eccellenza Chiusi. Sei stato un grande mister che ci ha insegnato davvero tanto, il gruppo dei Pulcini 2004 che ho allenato qualche anno fa. Un momento che ha cambiato la tua vita in generale? Un momento che ha cambiato la mia vita? Vabbè, quando mi sono laureato però... A livello sportivo, il giorno in cui ho messo per la prima volta il piede in campo col fischietto al collo insieme a mio padre. Da 1 a 10, quanto sei paziente? 6. 12. Scaramantico. 8. 8. Goloso. 7 e mezzo. 9. Disordinato. 7 e mezzo. 3. Generoso.
8. 8. L'ultima canzone che hai sentito? L'ultima canzone che ho sentito? Ora, ho sentito quella dei Blur quando ero in macchina, Song 2. Quando sono uscito dal lavoro, L'amor di vita di Ricky Martin. Ce la canti? Io... Dai, sono un disastro a cantare, scusa. Si va verso la bella stagione, bene che non canto. Hai una bacchetta magica, la prima cosa che realizzeresti? La prima cosa che realizzerei... di far felice tutte le persone che ho intorno e magari di farmi giocare in Serie A. Di realizzare i sogni di tutte le persone a me più vicine, alle quali voglio più bene. Una partita che vorresti giocare? Una partita Juventus-Arezzo in Serie A, trova la maglia di Arezzo. Vabbè, io dico semmai nella quale vorrei essere in panchina. Juventus-Real Madrid, rivincita della finale di Coppa Campioni. Invece, una partita che vorresti cancellare? Di quelle che ho giocato io... Forse chiusi Sochi, perché è stata l'unica partita in cui sbagliai un calcio di rigore. Insomma, un po' mi scocciò la cosa. Da allenatore, Sansovino 6 stese 08. L'intervista è finita, salutate a modo vostro. Ciao Dani, siete a casa. Ciao Bomber, fai bravo, eh.